Eccoci, benvenuti, benvenuti, benvenuti alla seconda puntata di Jump dagli studi televisivi di Io TV nel cuore della città storica Taranto, naturalmente. Ci sono gli studi televisivi di Io TV, canale 189 del digitale terrestre. Siamo in streaming su www.iotv.tv. Bene, amici, seconda puntata di Jump. Che cos'è Jump? Jump è un laboratorio di talenti. In pratica ci siamo messi insieme a tanta gente, ragazzi che vengono dal mondo della scuola, giovani alle loro prime esperienze, a realizzare questo format che riguarda appunto, che parla appunto di talenti musicali. Sappiate voi ballare, cantare, recitare, dire poesie, fare filmati, realizzare qualunque cosa di vostra produzione. Ecco, Jump è il posto giusto, il posto ideale che fa per Eccoci, benvenuti al secondo appuntamento, l'abbiamo già detto, con Jump, questo laboratorio di talenti. Tra i talenti, alcuni miei altri amici ve li presento: Germano Paladino e il Rosso Relativo. Buonasera Alfonso. Prego Germano, come stai? Tutto bene. Benissimo. Allora, è passato qualche anno, ho saputo che hai fatto tanti progressi, hai fatto delle cose anche di una certa importanza. Devo dire che ti ho osservato nel corso di questo video. Sei contento? Mi fa piacere comunque che nonostante il tempo passato abbia seguito. Si ricordano sempre con piacere i vecchi amici. Anzi, a proposito di amici, mi presenti i componenti della tua band. Oh, allora, okay. Partiamo da Roberto, esperto alla chitarra. Ciao Roberto, benvenuto. Poi alle tastiere abbiamo Alex Di Donna. Alex. E poi il nostro bassista Ferdinando De Pasquale. Ciao Ferdinando. E la batteria Giancarlo De Marco. Giancarlo, benissimo. Allora, Germano, c'è da dire che avete intrapreso un percorso relativo ad un artista che è anche abbastanza complesso, anche abbastanza difficile, molto impegnativo. È stato molto complicato mettere su la band, infatti abbiamo dovuto muoverci per amicizie, per trovare gli strumentisti adatti. In questo caso Facebook o MySpace? No, il buon vecchio passaparola, avevo dimenticato che c'era un altro mezzo. Benissimo, allora mi dici il titolo del primo brano? Hai delle isole negli occhi. Benissimo, Germano Paladino e il Rosso Relativo. Bellissimo così com'è. Io Roberto non importa cosa dico, nel silenzio guardo le anime che passano. E di queste anime tu sei la più speciale, perché sorridi anche seguita dal dolore. T-A-M-O.
anche se soffri poi pretendi non si veda, quando vorresti che il sorriso tuo invertisse la controregola che regola le masse. Tu mi ami, dici che esistono solo persone buone, quelle cattive sono solamente sole, forse così. Delle isole negli occhi, il dolore più profondo riposa almeno un'ora solo se ti incontro. E ti amo, e con le mani dico quello che non so. E tu mi ami, trama sintetica di una giornata storica. Tutto è perfetto, tutto somiglia a te. E un anno va bellissimo, bellissimo così com'è. Hai delle isole negli occhi, il dolore più profondo riposa almeno un'ora solo se ti incontro. E ti amo, e con le mani dico quello che non so. Trama sintetica di una giornata storica. Hai delle isole negli occhi, il dolore più profondo riposa almeno un'ora solo se ti incontro. Bravi, 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 complimenti. E il rosso relativo e naturalmente che cosa c'è da dire? Jump continua, restate con noi. Bene, bene, bene. Allora Jump entra nel vivo di questa sua seconda puntata con i nostri amici ospiti e per prima qui Imma Mandrillo. Ciao Imma. Ciao, come stai? Bene, bene. Benvenuta innanzitutto. Grazie a te per avermi invitato. Ma figurati, tu di dove sei? Io vengo da Lizzano, provincia di Taranto. Vino buono a Lizzano. Vino buono, ah, sì, perfetto. Sì. Allora Imma, il titolo del brano? Tanto il resto cambia. Imma Mandrillo. Fuori è quasi giorno, sto pensando a te, disperato vuoto dentro me. Niente mai perfetto, niente come vuoi, siamo soli adesso pure noi. Non so chi mi aiuterà a dimenticarti quando me ne andrò da qui. Quanto male ci sarò, che sarai di un'altra, lo so, ma è giusto così. Se verrà l'inverno, neve scenderà, il silenzio ti cancellerà. Non verrò a cercarti, io ti scorderò, servirà del tempo e guarirò. Tutto quanto è fermo a te, tanto il resto cambia.
vivrò, ma non vivrò mai. Mille volte scoprirò che non mi innamoro, anche questo tu lo sai. Brava Imma, tolta l'emozione? Sì. Benissimo. Avevo un po' la voce che cremava. Va bene, vediamo, vediamo se sei, guarda quella telecamera, sei in grado di mandare la pubblicità? Pubblicità! Restate con noi. Bene, allora Jump è, come avete ormai di consuetudine appreso, è sicuramente anche questo momento, un momento ricreativo, nel quale da una parte c'è la nostra Imma Mandrillo, dall'altra ci sono i nostri amici dei Rosso Relativo. Sono un po' stanchi, li vedo un po' stanchi, Germano. Su, 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 su. Allora, abbiamo qualche domanda da fare a Imma. Una te la posso fare io, Imma, certo, se è possibile. Allora, Imma, da quanto tempo canti? Da 5 mesi. Ah, da 5 mesi. Però. Seriamente, che significa? Nel senso che sto prendendo lezioni di canto da 5 mesi. Ah, quindi hai deciso di intraprendere questo percorso. Ci proviamo. Da breve, prego. Mi hai rubato la domanda, ma ti spiego perché io ho sentito una buona performance, confesso di non conoscere il pezzo, io non so se è una edito o è un inedito. No, purtroppo no. È un pezzo edito. È un pezzo di Marco Mengoni. Perfetto. Allora, ti hai visto che stava abbracciata nelle fotografie con Mengoni? Il fatto di non conoscere la canzone probabilmente ha favorito il mio ascolto, perché ti avrei chiesto se studi, ma te l'ha già chiesto Alfonso, quindi per quanto mi riguarda una gran buona performance. Davvero. Grazie. Che cosa... No, per cortesia. Io vorrei farvi una domanda, no? Quando voi avete cominciato, chi di voi canta, a parte Germano, ha provato? Ah, hai visto? Poi tutti in una band più o meno cantano, no? Che tipo di difficoltà si incontra? Ecco, partiamo dal più bello del gruppo. Vabbè, sai. Che tipo di difficoltà si incontra quando si è alle prime armi, no? Cioè, dove da una parte tu hai un bagaglio tuo, hai un'esperienza tua, eccetera, dall'altra hai qualcuno che ti dice no, devi fare così, no, cuci, tira, molla, strappa. Sicuramente le difficoltà oggettive che si incontrano all'inizio è in base al genere musicale che si vuole fare, mi daranno atto loro, ci sono delle difficoltà più o meno gravi, no? Per esempio a me piaceva l'hard rock, quindi bisognava avere una voce molto estesa, molto, molto alta, e la difficoltà è stata raggiungere l'estensione. Ecco. Sicuramente il fatto di prendere lezioni comunque è una cosa assolutamente positiva. Ok. E il genere, a che genere lo assomigliamo? Vabbè, a parte che la canzone abbiamo già detto che è edita da Marco Mengoni, no? Però è una voce melodiosa, è una voce... può diventare una voce melodiosa roccheggiante, per esempio, con una idonea terapia? Ma, diciamo, prendendo lezioni specifiche per quel genere, credo di sì, ma non credo che gli interessi, perché ha una voce sostanzialmente molto pop, credo.
a me piace molto lo stile rock. Infatti. Nel senso molto... che mi piace la canzone con il testo dolce, però comunque deve avere una grinta perché sua. Infatti vedo che ingrani la marcia, sì. No? Quando hai... mi sfogo un po'. Hai un input certe volte, vabbè, io l'ho sentito anche in altre occasioni, prego. Posso permettermi di fare una piccola critica? Certo. Nel pezzo, secondo me, c'era bisogno di armonizzare un pochino di più. Te lo dico perché suonando Tiziano Ferro in particolare utilizziamo parecchie Tiziano Ferro utilizza parecchie armonizzazioni e secondo me potevi arricchirla con qualche dando qualcosa di tuo a livello armonico. La prossima volta assolutamente mi impegnerò. Ci proveremo, la portiamo in un laboratorio, sì. Vediamo un attimino. Però sostanzialmente un pezzo molto bello, interpretato veramente molto bene, quindi un grande applauso per te. Benissimo, sì. Allora facciamolo l'applauso per questa ragazza. Benissimo. Allora, c'è altro? Vai. Niente, considerato quello che si diceva prima, sicuramente penso che potresti andare su un genere Elisa. Lisa? Sì. Elisa. Elisa. Ah. Genere rock, comunque anche melodico, bei testi e bella musica. Questo per quanto riguarda quello, diciamo, il tuo indirizzo, poi insomma tu vedrai cosa. Considerato che comunque da poco appunto che si cimenta tecnicamente, sì. Seriamente, le prime difficoltà che potrebbe incontrare saranno quelle di respirazione. Uh-huh. Utilizzo le diaframma e quant'altro per poter arrivare a fine brano con i regimi giusti. Ma comunque sia, adesso... sarebbe opportuno magari apprezzarla in qualcosa di suo, no? Adesso si è espressa con un brano di Mengoni. Infatti. Bello il brano. Io infatti, anche io non conoscendo il brano, però parlando con lui, ho detto secondo me a lei piace molto Mengoni. Sì. Non sapendo che il brano è proprio Mengoni, perché l'ha espresso nella migliore della maniera. Sì, con tutta l'anima. Assolutamente. Sì. Sì, in realtà poi magari è bene, cioè proprio forse perché all'inizio non spaziare su più generi, vedere quale si assimila meglio. Sì, io andrei anche, tu scrivi Imma, scrivi qualcosa? Ci ho provato un po' di volte ma ancora non ho messo niente. Ancora sei alle elementari praticamente. Sì, in un certo senso sì. Un bell'autore accanto, benissimo. Allora io penso vuoi aggiungere qualcosa? Perfetto, allora possiamo congedare la nostra Imma Mandrillo con un applauso. Grazie mille. E Jump continua! Bene, rieccoci ancora con Jump, laboratorio di talenti, laboratorio di idee, seguiteci anche in streaming su www.iotv.tv. Non dimenticate di poter iscriverci se volete partecipare alla nostra trasmissione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è jump@iotv.tv. Accogliamo con un applauso la nostra prossima amica, si chiama Anna Spina. Ciao Anna, ciao. Benvenuta. Grazie. Tu di dove sei? Di Taranto. Di Taranto. Si può chiedere l'età di una donna? Come... 24. Ah, 24 anni, benissimo. Senti, si può chiedere anche che cosa fai nella vita, per esempio? Estetista. Visto? Quindi già, guardatela bene, se avete bisogno. Benissimo. Titolo del brano? Skyscraper. E canta Anna Spina. The crying, I am watching. Entity drops in my hands. Only silence as it's ending, like we never had a chance. Do you have to make me feel like there's nothing left on me? You can take everything I am. You can break everything I am. Like I'm made of glass, like I'm made of paper. Go on or try to tear me down, I will be rising from the ground. Like a skyscraper, like a skyscraper. As the smoke clears,
I am waking and I tangle you from me. Would I make you feel better towards me? What I bleed on my window, still I'm broken, but I stand and go on my feet. You can take everything I have. You can break everything I am, like I'm made of glass, like I'm made of paper. Oh, go on, try, you tear me down. I will be rising from the ground, like a skyscraper, like a skyscraper. Go rum, 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 I'm gonna stay right here. Watch it disappears, yeah. Go rum, 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 yeah, it's a long way down, but I'ma close it to the clouds up here. You can take everything I am. You can break everything I am, like I'm made of glass, like I'm made of paper. Oh, go on and try to tear me down. I will be rising from the ground, like a skyscraper, like a skyscraper. Like a skyscraper, like a skyscraper. Brava! Mentre cantavi ho visto le montagne, un bello scenario norvegese, non so perché. E tu anche sei capace di lanciare la pubblicità? Ci proviamo. Dai, dai. Pubblicità. Che brava. Grazie. Bene, bene. Allora, con i nostri amici dei Rosso Relativo, allora Giancarlo, ti è piaciuta Anna? Sì, devo dire che mi è piaciuta molto, ha fatto una bella esibizione, una bella prestazione. Volevo sapere, tu prendi lezioni di canto? Sì, sì. Sì, ok. Sì, diciamo che si sente. Fa parte, complimenti. E però volevo che, insomma, stiamo sentendo delle belle voci. Sinceramente vorrei che vi esprimeste sempre con qualcosa di vostro. Ok, ecco. Belle le cover, tutto quant'altro, però per dare qualcosa di più dovreste... Ci stiamo lavorando. Stiamo lavorando. Tu scrivi anche? Scrivi? No, no. Ah, è perché tra le altre cose, fatto bene Giancarlo a sottolineare questo aspetto, Jump serve anche a questo, no? Cioè a dare qualche dritta, perché in realtà, scusate se mi permetto, perché magari c'entrate pure voi in tutto questo, e quello che io ho sentito da più parti è che per esempio la Pausini, Mina e quant'altro esistono già. E pertanto restano questi mostri sacri inviolabili. Adesso si cercano nuovi atteggiamenti, espressioni corporee. Ecco, io ho visto per esempio che tu mimavi, no? E usavi anche la tecnica corporea, anche quella ritengo. Ma infatti molte volte può sembrare, adesso detto da noi, qualcosa nei suoi confronti può essere anche... No, no, Giancarlo, ti spiego, voi siete dei miei amici e loro sono degli altri miei amici. Io ho detto facciamo un salotto, voi avete fatto la parte vostra, diciamo così, o la state facendo, e loro la stanno facendo davanti a voi, ma non perché voi siate una giuria, io l'ho ribadito ancora una volta, Jump è un luogo di incontro, di opportunità,
perché poi avrà ancora un seguito questo sviluppo, certo, eccetera eccetera. Pertanto anche se magari il tuo giudizio tu lo senti un po' critico, non ti devi preoccupare, perché loro poi filtreranno quello che è il messaggio giusto, io ritengo che sia così, no? Sì, certo, ma certo. Quello che volevo puntualizzare è il fatto che magari ho detto prima fate delle cose vostre, non delle cover, certo. Detto da noi che facciamo cover, può sembrare sì, una sì. cosa no. No, 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 io infatti ho guardato Germano e ho detto lo posso dire questo fatto, cioè è chiaro, poi però ognuno di voi ha un'espressione artistica preso singolarmente, sì. No? Cioè è logico, qui si sta tentando di dare un imprimatur, cioè delle indicazioni per seguire una traiettoria. Certo. Qualcuno di voi voleva aggiungere qualche altra cosa? Nessuna domanda, complimenti per la pronuncia in inglese. Grazie. Ah, è vero, ecco, complimenti per la pronuncia. Ecco, infatti io ti avrei voluto chiedere, perdonatemi se tolgo sempre la parola, se conoscevi il testo, nel senso che conoscevi il sì, significato. Ovviamente, altrimenti non si può interpretare. Sì, sì, no, no, aspetta, lasciati pregare. Lasciati pregare. Perché vedevo che lo esprimevi, cioè che quello che dicevi poi veniva rappresentato nella gestualità. Anche questa è una cosa molto importante. Volevo chiederti una cosa. Te, mentre cantavi, scorrevano delle immagini e mi sono imbattuto in un'immagine nella quale ti vedevo col pianoforte. Sì. Lo suoni davvero? No. Ah. Peccato. Era soltanto una foto artistica. Ecco, vedi, vedi, questo è un peccato, eh. Puoi sempre affiancarsi ad uno strumento, no? Perché magari comunque davvero brava e sono rimasto subito dalla tua interpretazione e soprattutto dalla pronuncia anche. Grazie. Benissimo. C'era Germano che voleva forse dire qualcosa. Solo una curiosità, il tuo modo di proporti con dei pezzi stranieri è una cosa che capita sempre o per questa occasione hai deciso di prendere un pezzo? No, capita spesso perché mi piace cantare più in inglese. Ok. Ecco. Io ti dirò, probabilmente è una mia forma mentis, mettiamola così. Non ho molto piacere nell'ascoltare come di primo acchito delle cose in straniero, perché comunque poi alla fine, poniamo caso dovesse essere questa la tua strada, la tua vita per sempre, salvo casi eccezionali, il mercato a cui ti proponi è il nostro, quindi io apprezzo tanto anche delle buone esecuzioni, però in italiano, secondo me è importante, un attimo, attenzione perché qui rischi di aprire un dibattito strano perché Lisa ha cominciato in inglese, però adesso sono più ormai di 12 anni che canta in italiano. Quindi diciamo occhio. Che forse, quindi Alessia. Occhio. Forse, occhio. Esatto, sì. Forse in realtà il fatto di parlare, o meglio cantare in lingua italiana, proietta verso il mercato locale, esatto. E di conseguenza quella che magari per te può essere la prima tappa, no? Cioè di solito la prima tappa può essere, a parte i talent vari e via di scuola, può essere Castrocaro, può essere Sanremo, il laboratorio, eccetera, no? Allora tu vai lì e ti presenti con un brano straniero, non so che succede. Sì, ma più che altro... No, no, dimmi, che succede? Non penso che si possa fare se è più lungo di un tot il pezzo in straniero, altrimenti se c'è un piccolo pezzo sì, si può inserire, ma era soltanto una questione che mi era venuta nel momento in cui c'è un'unica esibizione in questo contesto, tutto qua. Poi è normale che se vai a fare, non lo so, concerti o piano bar o esibizioni in cui hai più pezzi per esibirti, i pezzi in straniero vanno assolutamente bene. Sì. Benissimo, allora possiamo congedare con un applauso Anna Spina. Jump continua! Eccoci rientrati a Jump. Allora, non dimenticate di seguirci anche in streaming, se volete, su www.iotv.tv, oppure potete scriverci e chiedere di partecipare a Jump scrivendo a jump@iotv.tv. Allora, Germano, dicevamo prima che comporre dei gruppi musicali non è così facile. Chi si è assunto la responsabilità di creare questo gruppo, il vostro? Allora, siamo partiti con una formazione sperimentale in un primo momento, successivamente grazie all'ingresso di Giancarlo come batterista abbiamo avuto la possibilità di chiamare sia Roberto Esperto che Alex Di Donna. Bene. Ferdinando si è aggiunto. Quindi successivamente lui è l'ultimo arrivato, sì, 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 sì. L'ultimo arrivato. Senti, io poi so, tienilo, che tu hai fatto anche delle altre cose, no? Dicevamo, quanto è stato importante ciò che hai fatto
fatto all'interno di questo gruppo? Cioè erano due cose distinte e separate, oppure in qualche modo c'è stata la possibilità di allargare la tua sfera di competenze e quindi di conseguenza formare il gruppo poi alla fine ti è risultato facile grazie a quella esperienza? Diciamo che sicuramente essendo un progetto che almeno da un punto di vista vocale è basato tutto su di me, se non avessi fatto tanta esperienza prima, partire direttamente con questo forse sarebbe stato un po' complicato, quindi sicuramente ciò che ho fatto in passato mi è stato d'aiuto. Benissimo, naturalmente io sto creando l'aspettativa, l'avrei capito, ancora non abbiamo svelato l'arcano. In ogni caso io ti invito a presentare il prossimo brano, il titolo del prossimo brano. Un altro brano tratto dall'ultimo album di Tiziano, Troppo Buono. Signori, Germano Paladino, ma io dirò adesso il rosso relativo. La metà di una bugia non fa la verità. Quindi nonostante tutto non potrò più amarti. E mi prendevo in giro. Avevi tutta la vita davanti e lo capivo. La metà di ciò che penso non l'ho scelto solo io. Perché credere di amarti non sa bastarmi. Anche stringendoci o parlandone e negandolo ripenserai ancora a tutto il bene che ti ho dato solo e solamente io. Ripenserai ancora a quanto il niente tuo per me fu tutto e per sempre ho perso un pezzo di me. E lo sai che sono stato troppo buono, ma che stanco ormai non posso più. Tutto quello che ho sbagliato lo so bene anche io, ma non sono mai arrivato a sentirmi così tanto inutile. E in tempi avversi ti salvai la vita tante volte, non ti accorgessi, no. Ripenserai ancora a tutto il bene che ti ho dato solo e solamente io. Ripenserai ancora a quanto il niente tuo per me fu tutto e per sempre hai perso un pezzo di me. E lo sai che sono stato troppo buono, ma che stanco ormai non posso più. È vero, è complicato odiarti, nessuno al mondo può negarlo, tantomeno oggi io. È vero, è complicato amarmi, né io né te ci riusciamo, io da sempre e tu per niente. Ripenserai ancora a tutto il bene che ti ho dato solo e solamente io. Ripenserai ancora a quanto il niente tuo per me fu tutto e per sempre ho perso un pezzo di me. E lo sai che sono stato troppo buono, ma che stanco ormai
non posso più. Bravi, 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 bravo, bravissimi. Ma chi è il più bravo di tutti? Ve lo diciamo dopo. C'è la pubblicità, continuate a seguire Jump! Eccoci ritornati con Jump, il momento più frizzante della trasmissione. Non è che quello che quelli che magari avete visto finora sono meno frizzanti, ma adesso passiamo alla classifica, ai brani più ballati nelle discoteche in questa settimana. Linea Pierfrancesco Portone. Ciao Pierfi, come Ciao, stai? Posso? Tutto bene, grazie. Tutto a posto. Dici, aria frizzante, sicuramente sì. Lo sarà anche questa classifica insieme a te e alle tue bellissime girl. Vai, sì, la linea a te. Sì. Ciao Alfonso, allora quest'oggi abbiamo 2 new entry e 3 conferme nella nostra classifica delle 5 canzoni più ballate e ascoltate del momento. Cominciamo subito con la numero 5. Abbiamo un cantante internazionale, ormai è diventato famosissimo, addirittura viene chiamato proprio per questo Mr. Worldwide. Perché? Perché i suoi featuring ormai spaziano in qualsiasi brano, lo troviamo a cantare veramente dappertutto. Ricordiamo soprattutto il featuring con Jennifer Lopez, che l'ha reso ancora più famoso con On The Floor, ma questo è un remix di un brano già ascoltato qualche mese fa di TJR. Questo brano si chiamava Fatki Vodka, remixato da Pitbull. Abbiamo Don't Start The Party, la numero 5 di questa settimana. Don't get them girls loose, loose. TJR. Don't get the world loose, loose. You don't get money, Mr. Worldwide. But I do, I do. You don't get them girls loose, loose. You don't get the world loose, loose. You don't get money, oof, oof. But I do, I do. I say y'all having a good time out there. They can't, they won't, they never will stop the party. They can't, they won't, they never will stop the party. I say y'all having a good time out there. Andiamo avanti con la numero 4. Questa settimana abbiamo una conferma. Era impossibile arrivare alla nostra classifica. Continua da quest'estate a sorprenderci il duo romeno con Fry Project. Questa è musica. E l'amor me quema. La musica suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La musica suena, la noche de cristales, belleza el cielo.
Oh, ma lei si impalla, oh, matellano di samba. La noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Erano le prime due canzoni nella nostra classifica. Ci rivediamo tra poco, Alfonso, io con le prossime tre canzoni. Abbiamo un'altra new entry e subito dopo la medaglia d'argento e la medaglia d'oro di questa settimana. Sarà rimasta la stessa? Glorioso, glorioso. Grazie. Allora guarda, facciamo così. Io ti lancio un attimo di pubblicità, voi restate con noi, Jump continua. Eccoci ancora insieme con Jump, è il momento della nostra terza amica ospite di questa seconda puntata, lei si chiama Barbara Speranza. Ciao Barbara. Buonasera. Benvenuta. Grazie. Che bel capello riccio che hai. Grazie. Senti, di dove sei? Io sono di Reggio Calabria, ma vivo a Taranto. Da quanto? Da ottobre, dallo scorso ottobre mi sono trasferita. Ah, quindi da poco? Da poco, sì. Ma ci resterai a Taranto? Sì, mi sono trasferita per studiare, quindi sì. Cosa studi? Mi sono trasferita per studiare canto, pianoforte, danza e dizione. Ah, bravissima. Benissimo. Allora, sì, fatelo, bravi. Allora, per voi il titolo del brano? Firework. Barbara Speranza. Feel like a flashback drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one breath from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, and you just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July, 'cause baby you're the firework. Come on, show the world the world's making go. No, 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 as you shoot across the sky, cause baby you're the firework. Come on, let your colors burst, making go. No, 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 you're gonna leave it falling down, down, down. You don't have to feel like a waste of space, you're original, can you be replaced? If you only knew what the future holds, after a hurricane comes a rainbow. Maybe you're the reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time to know, then you just gotta ignite the light and let it shine. Across the sky, 'cause baby you're the firework. Come on,
Brava. Sei un peperino. Senti, ma quanti anni hai? 20. 20 anni. Beh, devo dire che hai un... vabbè, te lo diranno poi i miei amici. Sei pronta? Sì. Okay. Sai qual è il titolo della trasmissione? Jump. E vuoi provare a dire, signori, Jump continua. Signore e signori, Jump continua. Brava. Bene, allora, dopo la performance di Barbara Speranza, io mi rivolgo ai miei amici perché, avete visto, inizia una grinta, inizia un percorso, io ritengo, no? Perché lei addirittura si è trasferita da Reggio Calabria per venire qui a Taranto in una scuola, probabilmente, cioè sicuramente, a studiare canto, recitazione, danza e dizione. Caro Germano Valadino, o le fai tutte o è meglio che ti stai fermo, che dici? No, è sicuramente un percorso lungo quello che hai intrapreso, però è invidiabile il coraggio, si può dire, con cui certo. Una persona a 20 anni si 21. Trasferisce da Reggio Calabria a Taranto per studiare. Io vorrei tralasciare l'aspetto vocale, anche perché non vorrei che qualche mio collega venisse un tracollo sentendomi parlare di tecnicismi vocali. Voglio lodare la grinta, come dicevi, sì, che ha messo nell'esibizione. E per come l'ha affrontata, perché ha scelto un pezzo molto dinamico in un contesto questo abbastanza statico, certo, e quindi l'ha affrontato veramente nella maniera in cui, certo, cioè, in cui dire, andava affrontato. Non eri all'Arena di Verona. Complimenti veramente per questo. Grazie. Una benissimo. buona presenza. La vedo molto Festival Bar questa ragazza. Sì, 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 sì. è vero? Vabbè, io sono rimasto al Festival Bar, magari sai, ci sono tantissime altre occasioni. I signori amici invece che cosa dicono, cosa pensano? Anche per me bella carica, bella grinta, anche una buona estensione vocale. Complimenti. Grazie. Io non posso aggiungere nient'altro perché hanno già detto tutto. Se non avete nient'altro da dire vuol dire che vi ritenete spenti. Complimenti per la, diciamo, l'esibizione, che era un po' a 360 gradi, no? Sia il canto che comunque, voglio dire, un minimo di coreografia per quello che permette, voglio dire, lo studio eccezionale. Sì, grazie, sì, mille. Sì, sì. Sì. Ottimo impatto scenico. Che dire, mi accodo a quello che è il pensiero anche di Germano. Sapete come la vedo io? La vedo molto, se mi lasciate passare, senza offesa alcuna, molto Alexia ai tempi d'inizio, no? E la vedevo con un corpo di ballo, tutto di maschiacci palestrati, eccetera, eccetera, che per lei si menavano, molto in gamba, brava, complimenti. Grazie. Ti ringrazio soprattutto per aver scelto la nostra città, perché Taranto è una città che può dare, il Salento è un territorio che può dare, tantissimi ragazzi nella nostra Puglia cercano scenari dignitosi e io spero che di aver potuto fare una piccola, aver potuto recitare un piccolo ruolo nella tua vita, va bene? E allora tanti auguri e un in bocca al lupo. Grazie. A Barbara Speranza. Jump continua. Jump, jump.